Perché studiare Li Ching e soprattutto perché cercare di comprenderlo, perché questo è quello che fa la trilogia di corsi elaborati presentati dalla nostra scuola, l'International Shisha School. Io sono la dottoressa Cristiana Caria, appunto fondatrice e direttrice dell'International Shisha School. E il nostro scopo è supportare l'individuo a comprendere perché vive quello che vive. La grande chiave dietro la vita sono i numeri. I numeri ci descrivono la vibrazione di come si muove quello che è la vita che noi conosciamo, come agisce, e in particolare la numerologia esoterica ci fa vedere quello che accade, quello che si muove dietro le quinte del grande spettacolo, chiamiamolo così, della vita, che spesso non comprendiamo. Li Ching originariamente erano qualcosa di molto lontano da me, qualcosa che io stessa non comprendevo. La loro grande comprensione è venuta con lo studio della numerologia, appunto, esoterica, ma anche e soprattutto con l'analisi, lo studio da cercare di comprendere di più che cosa ci fosse dietro queste due energie. E Li Ching si basa fondamentalmente sulla filosofia del Tao. E la filosofia del Tao ci parla di due grandi energie che sono l'energia dello Yin e dello Yang, l'energia creativa e l'energia ricettiva, cioè l'impulso creativo del divino e l'energia ricettiva della materia che riceve questo impulso, che devono unirsi insieme per cercare costantemente di rinnovare la vita materiale. In questo rinnovamento c'è anche inclusa una distruzione, una dissoluzione, una riorganizzazione della materia. Per cui quando noi guardiamo l'esagramma dobbiamo vederlo composto di due parti, di due trigrammi. La parte inferiore appunto rappresenta il nuovo che vuole cercare di emergere e la parte superiore è proprio il vecchio che invece fa ancora fatica a lasciare andare il proprio controllo sulle cose. La stessa cosa è il numero, perché il numero proprio descrive come l'impulso creativo e la nostra materialità, il nostro sé superiore e la nostra personalità cercano di unirsi insieme per creare il cambiamento, ma soprattutto per creare l'armonizzazione nelle nostre vite, aiutarci a realizzare quello che noi siamo veramente. Quindi Li Ching è uno strumento fantastico per leggere il nostro tema numerologico, leggere il nostro tema numerologico esoterico, perché ci dice che cosa. Ognuno dei 64 I Ching ci descrive che cosa andiamo a provare quando viviamo specifiche situazioni. E spesso noi non riusciamo a comprendere se quelle situazioni sono situazioni di cambiamento e quindi dobbiamo fluire in una nuova direzione, o sono situazioni in cui si sta preparando appunto qualcosa di nuovo ma che deve manifestarsi, quindi o situazioni in cui qualcosa deve essere cambiato, dissolto, o qualcosa sta diventando creativo, viene creato nelle nostre vite. Il numero e di conseguenza poi il Li Ching corrispondente ci permette di comprendere che cosa accade. Ma soprattutto l'esagramma di riferimento col nostro numero, che si associa al nostro numero, ci descrive come noi stiamo, che cosa noi proviamo, ma soprattutto che cosa è meglio fare per noi, qual è l'atteggiamento migliore da avere in ogni situazione. Perché Li Ching parte da un concetto fondamentale, che l'universo non è solo mentale, ma l'universo sente anche. Quindi non possiamo cambiare il movimento dell'universo, perché quando l'universo sente che qualcosa è disarmonico nella nostra vita, che noi lo accettiamo o meno, inizia ad innescare un cambiamento che deve portare una nuova armonia nelle nostre vite, ma soprattutto che deve aiutarci a realizzare noi stessi. Avere di fianco il libro del Li Ching ci permette di monitorare quotidianamente, settimanalmente, l'evolversi delle nostre vite, ma soprattutto ricevere una guida in questo grande processo trasformativo che è la nostra vita, perché lo grande scopo della vita è aiutarci a realizzare noi stessi, a realizzare quello che possiamo essere, cambiare chi pensavamo di essere per diventare chi potenzialmente possiamo divenire. E molto della nostra mente è limitata al passato, alle nostre credenze, a chi pensiamo di essere. E non ci accorgiamo che il nostro corpo segue la nostra mente e continuiamo a riproporre la stessa identica realtà. Li Ching ci parla di che paure possono emergere e come affrontarle. Ci parla di
che energia si sta muovendo e come gestirla. Ci parla dei dubbi interiori che possono emergere, della fiducia interiore su cui possiamo contare, del modo in cui dobbiamo relazionarci proprio ad ogni situazione. Perché Li Ching ci mette in contatto con chi? Con il saggio interiore, col grande saggio che può, dal punto di vista esoterico, essere paragonato al nostro sé superiore o alla nostra anima. Quindi è un invito a ricontattare il nostro sé, la nostra intuizione, la nostra voce interiore. E soltanto quando noi facciamo questo passaggio e impariamo a fare questo grande salto di coscienza, di fidarci di questa voce, riusciamo veramente a trasformare la nostra vita. Questo seminario è un seminario fondamentale per imparare a accompagnare noi stessi nel viaggio della vita con una meravigliosa mappa che ci è stata lasciata dall'antica tradizione orientale più di 5.000 anni fa. È una mappa che tutt'oggi ha ancora un grande valore. Il nostro compito, il nostro intento, il nostro desiderio è volerla passare anche a voi, perché anche voi cominciate a seguire, ad accompagnare la vostra vita per realizzare voi stessi e quello che potete diventare. Vi aspettiamo.